In questo tutorial andremo ad installare il nostro primo applicativo tramite Ansible, quindi andiamo in Playbooks, lo installeremo per ora solo sul server development, quindi andiamo in Playbooks, che è un nuovo file, possiamo chiamarlo, allora in questo caso andremo a installare Nginx, quindi possiamo chiamarlo nginx.yelm o load balancer, come volete. Io lo chiamo loadbalancer.yelm, salviamo il file, ok, ora andiamo a mettere le nostre tre righe, tre meno, quindi meno hosts, due punti, vi ho detto che però operiamo solo su development, quindi lo andiamo a mettere qui. Poi mettiamo tasks, due punti, sotto tasks andiamo a mettere il nome dell'operazione, installa nginx, e sotto name usiamo il modulo apt, se state usando CentOS userete yum, e insomma così per i vari sistemi, adeguerete il modulo insomma ai vari sistemi che andate a, che state utilizzando. Poi facciamo name uguale nginx. Dopo facciamo state uguale present ed infine update cache uguale yes, appunto con update cache diciamo appunto di aggiornare, non è nient'altro che il comando apt update che solitamente si lancia su terminale. Fatto questo, possiamo provare ad andare a lanciare l'installazione, quindi Ansible Playbook load balancer. Ora vedete che comunque l'installazione non avrà successo, poi vi spiego il perché. Esattamente non è andata qua, aspettate però perché qua mi ha rifiutato la connessione SSH, perché ho il server spento. La ragione per cui non me lo installerà non sarà questo, ovviamente, ma lo vedrete a breve, appena parte il server. Ok, il server è partito. Quindi proviamo a lanciare di nuovo il comando. Ok. Come vedete ci dice failed to lock apt for exclusive operation. Questo perché apt funziona solo se lanciato come sudo. Quindi per permettere questo dobbiamo qua sotto host scrivere become true. Tramite questo comando di default lui diventa sudo. In realtà col comando become possiamo farlo diventare a molta altra tipologia di utente, ma di default become due punti true è sudo. Quindi se ora lo lanciamo l'installazione dovrebbe avvenire. Come vedete ci sta mettendo un po', quindi questo vuol dire che sta realmente facendo l'installazione. Quindi ora non ci resta che aspettare qualche minuto. Ok, come vedete l'installazione è avvenuta con successo. Se infatti noi ora ci colleghiamo al nostro server in SSH, lanciamo curl localhost. Ah, come vedete ci stampa appunto Welcome to Nginx, quindi Nginx è stato installato. Ora invece vedremo un altro modo di creare un'installazione. Mettiamo che dobbiamo installare molti programmi di default, possiamo anche installarli in loop. Per farlo possiamo usare, andiamo a creare un nuovo file tipo default program, possiamo chiamarlo .yelm, lo salviamo defaultprogram.yelm, ci copiamo sempre questo,
lo incolliamo qui, stavolta lo rinominiamo in programmi di default, e qui dove c'è name mettiamo due punti e poi gli passiamo una variabile chiamata item. Qua lasciamo state present, lasciamo gli appunto l'update e ora andiamo a aggiungere questa riga with items. E ora qua andiamo a mettere il nome dei nostri programmi, ad esempio mettiamo di voler mettere di voler installare Emacs, l'editor Emacs, proviamo a installare Python-pip, proviamo a installare virtualenv, proviamo a installare git, altri programmi ora non me ne vengono, proviamo a installare unzip. Ok, quindi tramite questo comando di default lui installerà appunto in loop in sequenza appunto tramite questa variabile appunto diciamo di appunto passare questi programmi in sequenza, di installarli in sequenza. Quindi proviamo a quindi andiamo a lanciare il nostro comando. Abbiamo detto che abbiamo chiamato il file default program. Ok, lo lanciamo. Ok, qua lo sta installando. Come vedete, ci dice che apt, qua ci dice appunto che poi la gestione appunto del loop nella prossima versione di Ansible verrà cambiata, probabilmente bisognerà solo aggiungere questo array invece che with items. Ops, ora per sbaglio ho interrotto la cosa, aspettate che la rilanciamo. Comunque ora lo sta installando, poi proveremo a correggere l'installazione diciamo con la nuova metodologia. Ovviamente ci vorrà qualche minuto. Vedete, invece di usare un loop per rifornire multipli items e specificarne il nome, please per piacere usa name, due punti e poi questo array, diciamo questo array e rimuovi il loop, perché questa caratteristica sarà rimossa nella versione 2.11. Quindi dopo proveremo ad aggiungerlo secondo il nuovo modo. Adesso aspettiamo che finisca di installarli. Ovviamente ci metterà un po' perché comunque sono programmi abbastanza, soprattutto i Macs, credo che sia sui 200 mega. Quindi pazientate un attimo. Ok, l'installazione come vedete ha avuto successo. Quindi ora andiamo a vedere invece come farlo, diciamo per adeguare questa installazione alla versione che verrà di Ansible, la 2.11. Allora, qua sulla guida di Ansible appunto vediamo se ci fa vedere qualche esempio. Appunto qua ci mostra il with items, mentre andiamo giù guardiamo. Ok, ora per farla bene bisognerebbe leggere bene la documentazione. Noi andiamo ad occhio, proviamo a usare il comando loop, vediamo se cambia qualcosa, se ci dice ancora che è, anzi questo lo lasciamo qui. Ci copiamo questo. Andiamo un attimo ad identarlo.
proviamo a rilanciarlo, guardiamo cosa ci dice, se ci dà ancora avviso o meno. Sì, anche questo è ancora deprecato, quindi. Ok, quindi forse in modo corretto. Ah, certo, qua devo mettere loop, mi sono dimenticato di correggerlo. Ok, riproviamo. Ok, ora appunto sta funzionando, come vedete. Non ci ha dato più l'avviso, appunto, che il modo che avevamo usato per installarli era deprecato. Poi appunto ci ha fatto uscire appunto i vari item stampati, quindi direi che questo non si usa più with items, quindi nelle versioni future di Ansible non si userà più with items, ma si userà loop. Poi comunque appunto in queste pagine, come vedete, trovate tutte le documentazioni eccetera, sono documentazione fatta abbastanza bene, chiaramente. I miei video sono solo delle piccole introduzioni, dopo per approfondirli dovrete andare qua sulla documentazione, su doc.ansible.com, e qua trovate tutti i vari, le varie spiegazioni di tutte le varie operazioni che si possono fare con Ansible. Per questo tutorial è tutto, nel prossimo tutorial vedremo, installeremo Apache, vedremo come usare i service, appunto riavviare, controllare lo stato e gestire gli handlers eccetera, insomma, una parte abbastanza importante. Comunque la vedrete nel prossimo tutorial. Per questo è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace, ci vediamo alla prossima.